campo, il palco B, c'è il buffet. Benvenuto nella terza stagione di Vita da Videomaker. Oggi siamo all'EUR, come vedete alle mie spalle, questo è il Palazzo dei Congressi e come forse già intravedete da questo banner, si parlerà di eSports, degli sport virtuali. Che vuol dire? È un mondo che non conoscevo, oggi lo scopriamo insieme e soprattutto adesso andiamo a trovare i ragazzi di Onidea Studio che stanno facendo delle robette, ma ci faremo spiegare da loro. Le prime che incontro, che poteva essere se non Alessandra e Claudia, la montatrice di oggi. Poi mi spiegherete esattamente di cosa vi occuperete, di cosa vi siete già occupati in questi giorni. A dopo, stanno andando a prendere il caffè? No. Ah, ok, bene. A lavorare, giustamente. Andiamo a trovare Antonio nella parte di montaggio. Uè, Sirione! Dai che si comanda! Grande, ma t'ho beccato a montare, che stavi facendo? Guarda, si è beccato delle persone che salivano. Erano? Quelli erano il delegato ufficiale di PlayStation Italia. Ah, quindi erano qui per revisionare il tuo lavoro. Per revisionare il nostro lavoro. Sì, certo, sì. Nello specifico tu l'hai montato. Bravo, bravo. Sono sicuro che sarà un ottimo lavoro. Ti ringrazio, è quello che va sui LED wall, no? È il riepilogo. È quello after movie, riepilogo totale. Oh, ma quello chi è? Pazzesco! Ciao! Come va? Comunque, complimenti, no. Lei ha proprio un gran bello obiettivo. Grazie. Anto, io ho due musiche chiuse di PlayStation, però, perché c'è la referente PlayStation qua su. Ora ti cerco una musica per Clash. Crash Team Racing, Clash Royale. Questo è stato il set delle proiezioni che sono andate a finire sui LED wall del palco, dei due palchi anzi. Chiaramente è finito tutto, quindi tra un po' smontiamo. Questo che vedete alle mie spalle è il luogo, l'arena dove si svolgono le partite del campionato nazionale di PES, Pro Evolution Soccer, quindi il calcio, quello giocato ai videogames. Fa veramente effetto perché sono delle partite a tutti gli effetti, quindi ci stanno i tifosi, ci stanno i coach dei giocatori, quindi è un mondo parallelo virtuale che coesiste a quello reale dei giocatori della Serie A che conosciamo un po' tutti quanti d'Italia. Ci sono addirittura gli arbitri, loro sono degli arbitri ufficiali che tengono sotto controllo le partite, che non ci siano scorrettezze, insomma che vada tutto secondo le regole e il buon senso, proprio come nella vita vera.
finalmente Antonio con la sua camera in mano, pronto, già attivo, operativo in giro. Hai preso un po' di fegatelle, stai coprendo. Oggi sì. Ma mi spieghi che cosa ci fa Un'Idea Studio qui a questo evento di eSports? Dobbiamo raccontare, abbiamo fatto due attività. Questo evento si è svolto in due giornate e mezzo praticamente. L'evento è due giorni, però noi altri due giorni abbiamo lavorato per allestire questi media day, cioè vale a dire i video di presentazione dei giocatori sui wall che possiamo mettere in sovraimpressione, come dicono quelli bravi. Quelli che stiamo vedendo ora, cioè, sono stati messi in onda prima dell'arrivo prima delle giocatori. Partite. Poi le partite sono state durante questo sabato e questa domenica e noi stiamo realizzando l'after movie, i vari after movie, i vari video. I momenti più belli. Però non sono mai classici perché un evento è sé. È vero, è vero. Io torno a fare invece le interviste perché ci sarà, da quel che ho capito, un altro contenuto che racconterà questo torneo di PES. Esatto. Di Pro Evolution. Team Vision, una roba soltanto FIGC, una roba che poi vedremo in un secondo momento. Ma se tu stai riprendendo con la videocamera in mano, sì. Chi è che monta? Andiamo a vederlo. L'evento è terminato, stanno smontando tutto quanto. Però è stato un weekend molto lungo, molto intenso, tante persone e soprattutto tanti video. La cosa più bella che ho visto in questi giorni di evento sono state proprio le persone che si sono messe a giocare, a conoscere, a scoprire questo mondo, soprattutto i genitori dei bambini. Ho visto dei nonni giocare con i nipoti e secondo me è proprio questo il significato di un evento dal vivo di questo tipo. È vedere generazioni che si confrontano e comprendono quello che sta cambiando di fatto. 10 anni fa, 20 anni fa, a meno che non fossi un coreano e sei appunto in Giappone o in Corea, questo mondo qui non esisteva nemmeno, non era nemmeno pensabile. Anzi, tuttora nel 2019 è pieno di pregiudizi. Io stesso non lo conoscevo e quindi secondo me il valore aggiunto di questo evento è stato proprio quello di informare, di dire che esiste anche questa realtà, che è virtuale, ma in realtà nemmeno così tanto. Quindi sono stato molto contento di averla raccontata insieme ai ragazzi di Un'Idea Studio. Queste sono le ultime ore di montaggio dell'ultimo giorno, ma ne è valsa la pena secondo te? Beh, necessariamente, era un evento molto figo, molto importante. È stato intanto un piacere condividerlo con tutti, che alla fine abbiamo visto tutte le varie maestranze. C'eravamo tutti. È vero. Mancava giusto qualche tassello, ma insomma è stato un modo anche per chiudere il 2019 in maniera bella, unita. C'è stato anche Sirio, quindi c'è stato proprio... anche Sirio, una special guest, ma in realtà è il padrone di casa che ci ha accolti in un clima sicuramente bello. E poi è bello quando tutte queste realtà si mischiano e lavorano in maniera... Tu continua a lasciare fare. Insomma, ci mettiamo per arrivare a un obiettivo comune. E un risultato ancora più figo. Chi è che vlogga qua? Qui i ragazzi di Ho Un'Idea. Eccoci. Riccardo. Stanno vlogando, ragazzi. Foto. Tu hai fatto le foto durante l'evento, insomma. Io ho fatto le foto durante l'evento, loro hanno fatto un sacco di video. Troppi, 8000 sì, gigabyte di roba girata. Le tre cose più scomode di un evento di questo tipo. Devi stare attento a non perderti degli attimi, che in un evento del genere, una marasma del genere, può capitare che magari uno sta a fare una cosa, uno ne sta a fare un'altra e ti perdi di personaggi che poi non tornano più, chiaramente. Questa e quindi non... radioline, sai come te lo risolvono? Perché tu stai, ne so, uno sta da una parte. Attenzione, vi dico che in campo, il palco B, c'è Sirio, c'è il buffet. E ecco, quindi al buffet tutti corrono e sanno che arriveranno per primi. No, è vero, quindi radioline potrebbe essere un ottimo alleato. Forse la seconda sono le luci?
La seconda sono le luci, perché chiaramente questi geni dell'ingegneria di illuminazione degli eventi spesso non tengono in considerazione, noi dobbiamo fare delle fotine, dei video. Pubblico al buio generalmente, pubblico quindi sempre. Le reazioni non le puoi prendere. Assolutamente no. La terza difficoltà. Riuscire ad accontentare il cliente trovando dei compromessi tra quello che si può fare e quello che si vorrebbe ottenere. E forse è proprio questa la dote di chi ottiene un buon risultato. Riuscire a trovare le soluzioni, riuscire a dare il meglio con quello che si ha a disposizione. Dove finiamo con questo bel video? Su YouTube. Oh, avete un canale di YouTube? Ma tu non hai mai visto come lavora Un'Idea Studio sul set? No. Mai. Male, questo molto male. Puoi recuperare però, questa è la buona notizia. Allora 30 episodi, diventerò un fedele iscritto. E quindi, Antonio, che il video sia con noi. Che il video sia con voi, al palco A, al palco Vodafone e al palco B. Soprattutto. Alla prossima, ci vediamo Antonio. Nel 2020? Non lo so. Chissà, vedremo. Ci vediamo nel prossimo episodio di Vita da Videomaker, sponsored by Un'Idea Studio. Ciao. Trovate i video realizzati in questi giorni nei link in descrizione, mi raccomando. Ciao. Ciao. Questo non è proprio piacevolissimo, diciamolo. Beh, effettivamente ti vedo un po' provato, Antonio. Sì, beh, 3 giorni sono lunghi. In realtà 4, perché abbiamo detto... Più la preparazione, dici. L'allestimento. Ammazza che quattata.